Buongiorno e benvenuti al nostro Question Time. Il tema di oggi è: si è creata una dipendenza dalla tecnologia in questa fase? Vediamo un po' di approfondire la questione. Il tema delle ultime domande che sono arrivate riguarda bambini e ragazzini con difficoltà, disabilità o lievi deficit intellettivo e altri disturbi del neurosviluppo, in particolare iperattività e problemi di attenzione. I genitori raccontano come, ovviamente, in questo periodo i figli sono stati indotti a trascorrere molte ore online. Per la scuola, innanzitutto, tutti i giorni il rito di alcune lezioni in diretta, alcune con i soli insegnanti di sostegno e alcune anche con alcuni compagni o il resto della classe. E poi la complessità di scaricare i compiti, le lezioni insieme ai genitori stessi, che inesperti sono andati spesso in crisi per timore di non fare bene le cose, ad esempio non riuscire a scaricare tutta la lezione oppure per i problemi di audio, di linea interrotta. Stress che, ammettono i genitori, spesso si è riversato sui figli che stavano lì accanto, inermi, a guardare e cercare di capire, e che poi di fronte a una sgridata inaspettata e immeritata si sono presi colpe e sono magari hanno mollato lo studio. Un genitore dice: sì, non si sentiva il video, io gli ho urlato: cosa hai toccato? Dillo che sei stato tu. Lui non aveva fatto niente, ho capito ripensandoci dopo, ma si è innervosito e ha lanciato i compiti e non ha più voluto farli. Comunque, tornando al tempo, al tanto tempo quotidiano impiegato online per la scuola, anche le verifiche, le interrogazioni, insomma, molte ore tutti i giorni. Inoltre, i media sono stati l'unico mezzo per restare in contatto con gli altri, quindi videochiamate, messaggi, uso dei social, che hanno preso altro tempo nelle giornate della quarantena. Infine, il tempo libero, vuoto per molti, è stato riempito solo dai video, da YouTube, TikTok, e quindi anche il tempo libero è passato attraverso i social media. I genitori che ci hanno scritto raccontano come i propri figli, prima della chiusura, non passavano così tanto tempo sui social. Andavano a scuola, avevano tutti attività promeridiane, chi più chi meno, chi più strutturate o chi magari andava all'oratorio, ma comunque il tempo prevalente della giornata era intanto condiviso con coetanei, con gli operatori, insegnanti, affidatari, eccetera. E il loro tempo era il tempo dello scambio relazionale, magari anche scambi non positivi, Questi sono un po' gli stessi che all'inizio della chiusura si dicevano contenti per non dover andare a scuola dove i compagni li prendevano in giro, ma comunque si stava insieme ad altri. Vediamo le domande. Prima domanda: mio figlio ha 10 anni, fa la quarta elementare, non riusciamo più a gestirlo. Cioè, lo gestisco io, nel senso che urliamo. Lui da quando è a casa, sempre di più, non vuole fare niente. Sta in pigiama tutto il giorno, non aiuta a fare niente, per fargli fare i compiti è una lotta. Cioè lui lotta, si butta per terra, urla, scalcia. Ma la cosa che ci preoccupa di più è che vuole solo stare tutto il giorno e anche fino a notte sul cellulare. E se gli chiediamo con le buone o, devo ammettere che ci ho provato anche con le cattive, non lo molla, piuttosto non mangia. Se glielo tolgo dalle mani, urla così forte, spacca le cose intorno, dice delle parolacce. Prima o poi i vicini chiamano qualcuno a sentirlo urlare così. Sta calmo solo per le lezioni, che sono poche e breve, sorride con gli insegnanti. Poi è l'inferno. Come facciamo? Seconda domanda. Mia figlia ha 17 anni. Lei è stata subito contenta di non andare a scuola. La prendevano in giro sempre, tornava piangendo. Avevamo iniziato in un'associazione per farsi nuovi amici e stava iniziando a stare meglio. Ma piano piano con la quarantena si è chiusa. All'inizio piangeva per la paura e diceva che voleva uscire, cioè tipo capricci di una bambina. Poi si è calmata e rassegnata e da lì ha passato sempre più tempo al cellulare. Per le lezioni, tra l'altro, è migliorata nello studio.
poi per parlare con la sua amica, ma non con altri. Più che altro guarda video musicali, ma non riesce o non vuole staccarsi. Anche quando mangiamo guarda il cellulare e non è che vede la TV o un film, sempre da sola, chiusa in camera col cellulare, a volte piange e non vuole ancora uscire, neanche adesso. Un elemento da rilevare è che su questo tema sono intervenuti in modo diretto principalmente i padri. Sono loro che hanno chiamato, chiesto e spiegato la questione, soprattutto per i figli più piccoli, forse preoccupati di vedere la trasformazione dei figli in esseri inglobati nei loro cellulari. Prima più o meno i figli accettavano qualche regola, ora sono come in un'altra dimensione e le madri chiedono aiuto nella gestione di questa fase, coinvolgendo in prima persona anche i padri. Che cosa dicono gli esperti? Allora iniziamo leggendo parte di un articolo che parla in generale dell'uso eccessivo della tecnologia e delle sue conseguenze, ma un fenomeno che era già preoccupante prima dell'emergenza sanitaria. Allora, ecco il titolo: Crescono nei giovani disturbi mentali e le patologie depressive. Questo articolo l'abbiamo tratto da portalebambini.it e chi parla è il professor Graziano Pinna, un neuroscienziato della University of Illinois di Chicago. E cosa dice? Il tasso di individui che hanno riferito sintomi depressivi è aumentato del 52% negli adolescenti tra il 2005 e il 2017. E un dato di poco superiore si rileva tra i giovani adulti. Crescono anche lo stress e i pensieri legati al suicidio. Il professor Pinna spiega che alla base di questi disturbi, secondo lui, si trova l'uso eccessivo della tecnologia e la carenza di sonno come conseguenza proprio dell'abuso tecnologico. Dice che con l'avvento degli smartphone e dei social network, è vero anche specialmente nei bambini questo addirittura. Questi arrivi di smartphone e social network sono recenti. Lui dice manca ancora una cultura legata all'uso corretto di questi potenti mezzi tecnologici. Se ne sottovaluta un po' la potenza. L'impatto dei dispositivi tecnologici sullo sviluppo del cervello, dice il professore, può essere devastante. Ci sono diversi studi psicologici e neurologici che lo dimostrano. L'elemento fondamentale è la consapevolezza della dimensione culturale di questo problema. La tecnologia è un dispositivo culturale e il suo abuso non è da meno. Va avanti nell'articolo. Siamo circondati da media che propongono una dieta digitale H24 e questo determina le nostre abitudini. Basta pensare ai social network che richiedono post freschi a qualunque ora del giorno e della notte. E spesso poi sono proprio gli adulti a dare un esempio sbagliato, smanettando con telefoni e tablet fino a tarda notte. Il professore sostiene l'importanza di ricominciare proprio dal sonno, che dice è il più grande problema dei bambini e degli adolescenti moderni. Cioè, lui dice, coltivare la cultura del sonno, abituandosi a non usare telefoni, tablet e PC dopo un certo orario. Questa è una sfida educativa modesta, ma le sue conseguenze potrebbero essere straordinarie. Ecco, questo articolo arriva da Lanza. Io in effetti condivido quello che dice il professore e parlerei, oltre a una cultura del sonno, a una cultura delle regole. Come si è detto, questo fenomeno era già di dimensioni importanti molto prima della quarantena. Inoltre, trascorrendo i figli nella normalità poco tempo a casa, si è teso forse a modulare un po' troppo le regole, a lasciar correre, soprattutto quelle relative all'orario di andare a dormire o del tempo di uso dei media. Alcune famiglie danno un'ora al giorno di tablet, altre non danno alcun tempo, si va diciamo da un estremo all'altro. Alcune famiglie danno il dormire alle 10,
altre non danno alcun tempo. Insomma, io voglio dire che le regole dovrebbero far parte di un approccio educativo finalizzato alla crescita psicofisica e sociale equilibrata. Quindi andrebbero ripensate con consapevolezza delle motivazioni e delle conseguenze, così come effettivamente andrebbe proprio modulato l'utilizzo da parte di alcuni adulti. Leggiamo un altro articolo, allora, più specifico sulla fase della quarantena. Arriva da dire notiziario settimanale di psicologia Roma del 5 maggio, dipendenza tecnologica in aumento le richieste d'aiuto. Cosa dice? Parla qui il professor Giuseppe Lavenia, presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, psicologo, psicoterapeuta, esperto di dipendenze tecnologiche e cyberbullismo. Cosa dice? Rabbia, attacchi di panico, depressione. Queste le problematiche che si stanno accentuando nei nostri ragazzi obbligati alla quarantena. Le dipendenze tecnologiche sono aumentate, così come il cyberbullismo, perché i ragazzi trascorrono più tempo in casa e tendono ad avere molte più ore per condividere le informazioni. Tanto per fare un esempio, su Telegram, scrivo che odio Elena e tutti i ragazzi che vogliono parlare male di Elena condividono foto, messaggi e frasi denigratori su di lei. In questo modo, spiega il professore, attivano l'adrenalina che gli serve perché? Perché hanno l'umore basso. Al nostro numero verde dice: sono aumentate le richieste per gli attacchi di panico, ragazzi dai 15 ai 21 anni. I momenti della cena sono i più difficili perché sentono di più il disagio. L'attacco di panico, dice il professore, si innesca perché? Perché la tecnologia serve a dissociare le emozioni dal rappresentarle. Cioè io provo l'emozione, rabbia, felicità, paura, ma dice non le rappresento perché il corpo sta fermo, cioè non le esprimo, diciamo così, perché il corpo è fermo, è bloccato, ma da qualche parte queste emozioni devono finire ed ecco perché aumenta la tensione, quindi la rabbia e gli attacchi di panico. Ma anche la solitudine legata alla tecnologia. E qui ci parla di un'indagine promossa dall'Associazione Nazionale DITE. Risulta che il 30% dei giovani è sempre connesso, un numero eccezionale che sta a significare che i ragazzi si sentono soli, che nessuno li sta aiutando e si sta occupando della loro salute mentale. Il motivo per cui si crea la dipendenza, ci spiega, e perché la messaggistica, i social, le serie TV sono costruiti sul meccanismo dell'attesa che attiva la dopamina, che a sua volta attiva le dipendenze. Attendere una risposta attiva la compulsione e scatena la produzione di sostanze dentro il nostro corpo. È bene poi distinguere tra dipendenza vera oppure abuso momentaneo. Per la dipendenza ci sono dei segnali clinici, come ad esempio la variazione d'umore, i disturbi del sonno, dell'alimentazione, l'esclusione sociale e l'isolamento, fino al caso dei cosiddetti hikikomori, i ragazzi che si autorecludono in casa senza mai avere contatti col mondo esterno. In questi casi bisogna intervenire con terapie, lunghe in cui deve partecipare anche la famiglia. In questo momento di pandemia, dice, non sono possibili interventi domiciliari, quindi ci siamo organizzati con videoconferenze, interventi via WhatsApp, con cui interagiamo con i giovani perché dietro lo schermo superano la paura di parlare. Quindi l'articolo si conclude con questo paradosso. Per curare la dipendenza da video e da tecnologia siamo costretti a usare i video e la tecnologia. Da qui si dovrebbe capire come le conseguenze psicologiche di questa quarantena sono importanti e si sarebbero dovute pensare per tempo, comunque ora che siamo verso l'uscita. Quando
quantomeno dal lockdown, insomma, le cose sembrano andare meglio. Speriamo di poter intervenire presto attivando percorsi diretti in persona e attività in piccolo gruppo di risocializzazione, perché questo stiamo a dover fare, a pensare a strumenti per consentire ai ragazzi di risocializzare, rieducarli alla socializzazione. Cosa significa rispetto a chi ha delle difficoltà? Allora, come accennavo, questo dell'abuso della tecnologia appare più un problema dei bambini, diciamo preadolescenti e adolescenti, mentre gli adulti o non le usano, oppure sembra che le utilizzino in modo migliore, nel senso che permangono come loro preferite anche attività pratiche come dipingere, cucinare, ascoltare la musica dalla radio. Che cose che sono antiche e anche un po' sorpassate per i più piccoli, i nativi digitali. Un po' tutti i nostri fanciulli appaiono molto interessati ai cellulari, tablet e ai social media in generale. Appena squilla un cellulare, tutti a voler vedere chi è, cosa vuole, a voler salutare. Forse piace a loro l'idea di parlare con qualcuno, a cui poi magari non sanno dire altro che un ciao. Ma l'importanza per loro è di non sentirsi soli, di restare in relazione. Così come ad esempio su Facebook chiedono amicizie a tutti, senza poi coltivarle o saperle gestire, anzi, a volte creando problemi anche grossi, ma il loro unico obiettivo è sempre quello di avere tanti amici. I più giovani guardano i video di cartoni animati oppure giocano, ad esempio a molti piace Fortnite. E loro stessi dicono che devono trovare il modo di fare soldi per pagare i passaggi successivi. Non sanno raccontare il gioco né la trama, ma in qualche modo lo sanno giocare. E già questo è indicativo di come chi abbia delle difficoltà magari non capisce il senso, ma è il meccanismo che li cattura e il meccanismo diventa automatico, quello di prima, che produce poi le sostanze che ci danno dipendenza. Si apprende facilmente, diventa un qualcosa che ingloba il ragazzo dentro il meccanismo stesso. Vi faccio questo esempio: avevo provato prima della quarantena a trasformare Fortnite in un gioco di ruolo da fare in gruppo, con i personaggi, l'obiettivo, provando a fare interagire in modo reale, concreto e con l'uso della fantasia ai ragazzi. Ebbene, il risultato è stato interessante, interessante in negativo. Cioè non si è potuto giocare, perché i ragazzi non erano in grado di inventare delle piccole modifiche. Cioè, i personaggi tratti dal gioco erano stampati ed erano da colorare. E loro hanno preteso di colorarli nello stesso identico modo del gioco, oppure si bloccavano. Cioè, non ci sono altri modi per giocare. C'è quello del video o nient'altro. Così come non sono riusciti a creare una storia con un minimo di coerenza. Cosa ci dice questo? Ci dice che le storie che vivono in questo gioco non lasciano loro nulla. Non c'è apprendimento, non c'è fantasia, non c'è creatività, anzi, c'è meccanicità. E probabilmente c'è e prevale appunto il meccanismo descritto sopra dell'attesa, della produzione di adrenalina e dopamina, con il corpo fermo. Perché sono seduti, e le emozioni che non hanno possibilità di essere né elaborate, e cosa succede? Vengono scaricate appena è possibile. Altri ragazzi tendono a voler vedere sempre gli stessi video, anche gli stessi film, ripetuti all'infinito, forse perché anch'essi permettono o la scarica dell'energia bloccata dallo stare a casa, o diventano un modo per scaricare un eccesso di energia dato dalla scarsa capacità di elaborazione. I ragazzini, ad esempio, guardano car crash, video di auto che finiscono per schiantarsi all'infinito. E ci tengono così tanto e vanno a patti anche nel quotidiano, come era prima, persino sullo studio e i compiti, cioè accettano, va bene, se mi fai vedere il video faccio i compiti o mi metto a studiare, pur di rivedere continuamente, molte, molte volte al giorno questi video. Forse permettono di restare protetti in un mondo chiuso, sicuro, perché so sempre che cosa accadrà. Le ragazze
Sovente tendono a guardare serie TV in modo compulsivo, online, tutto e non in televisione. Passano intere giornate a vedere tutti i telefilm, tantissime puntate dei telefilm, e lo fanno perché? Perché lì è più bello. È come vorrebbero che fosse il mondo: amici leali, amori, famiglie perfette, vicende intricate che comunque finiscono bene. Invece di vivere la vita reale, che a volte fa troppo male, soprattutto per questi ragazzi, stanno lì nel sogno. Chi ha delle fragilità e invece appare meno interessato, dipendente dai social, perché le relazioni autentiche tra i coetanei sono più rarefatte, cioè raramente qualche compagno di scuola li videochiama. Oppure abbiamo constatato in questo periodo che sono uno o due per ciascuno, quelli con cui hanno un pochino più legato in classe, cui magari i professori, i maestri stessi hanno chiesto di, insomma, relazionarsi e hanno fatto da ponte con loro. Loro, non sapendo tanto interagire, non riescono a dire quello che vorrebbero, oppure a mantenere una conversazione senza un mediatore. Però sono contenti, salutano, guardano, rispondono a domande, ma i coetanei non sempre sono in grado di gestire questa modalità di dialogo, quindi magari durano pochi minuti, ma sono molto importanti. Anche gli adulti e i più abili, che hanno difficoltà, necessitano di un mediatore, altrimenti non riescono a dare un senso allo stare insieme virtuale. Questa è un po', diciamo, la panoramica rispetto ai nostri ragazzi. Allora, vediamo dei suggerimenti. Non è facile dare indicazioni in questi casi perché qui parliamo di problemi davvero importanti, cioè di una possibile anche psicopatologia. Innanzitutto è necessario capire se è una dipendenza oppure se è un abuso determinato dalla chiusura. Per questo occorre il lavoro dei genitori, molta attenzione, ascolto e il supporto di psicologi o specialisti, ad esempio neuropsichiatri infantili. Perché è una cosa molto seria. Se fosse una dipendenza, occorre intervenire nei modi adeguati per non aggravare la situazione. Per questo possiamo proporre intanto ai genitori di osservare i propri figli e rispondere ad alcune domande. Quindi ho preparato un questionario che può essere utile per aiutare un po' a concentrarsi e poi da portare agli specialisti. Allora, vi leggo le domande. Prima domanda, c'erano prima della quarantena regole di tempo per usare le tecnologie a casa? Seconda, se sì, quali regole? Se no, per quale motivo non avete dato delle regole ai vostri figli rispetto al tempo di utilizzo delle tecnologie? Quarta domanda, il ragazzo rispettava le regole? Quinta domanda, descrivete con quale modalità, cioè con fatica, con calma, con discussioni, con crisi. Diventa molto importante capire come il ragazzo affrontava le regole. Sesta domanda, che cosa è cambiato con la quarantena? Come nuove regole che avete dato e condiviso? Le avete date queste nuove regole? E quali sono? E quali comportamenti di vostro figlio sono cambiati? Questo capite che è centrale andare a osservarlo bene e a rifletterci. Siamo alla settima domanda. Qual è la vostra reazione se non rispettava le regole durante la quarantena? Descrivete la vostra reazione, punizioni, urla, qualche schiaffo. Quali azioni avete fatto e perché? E avete usato proprio quelle azioni e con quali risultati? Ottava domanda. Se non avete dato nuove regole durante la quarantena, per quale motivo non avete pensato di doverle dare? Nona domanda. Cosa accade oggi, nella nuova fase, quando si può nuovamente uscire? Vedete dei cambiamenti? Nel senso che l'attaccamento alle tecnologie vi appare in riduzione da parte di vostro figlio? Decima domanda. Avete osservato altri cambiamenti di comportamenti o abitudini o umore particolari in questo nuovo periodo?
Ultima domanda, provate a valutare il comportamento di dipendenza o abuso della tecnologia di vostro figlio da 0 a 10. Quindi 0 non c'è nessuna dipendenza o abuso, 10 è il massimo. Provate a dare una valutazione numerica prima della quarantena, durante la quarantena e adesso nella fase attuale. Quindi vedete poche questioni che però vi aiutano. Se vi mettete lì entrambi i genitori a osservare e a ripensare. Queste risposte sono importanti. Se vi mettete lì a ragionare, forse già qualche cosa si chiarirà e comunque potrete portarle poi agli specialisti. Ovviamente sono solo alcune domande, non è esaustiva dell'analisi del problema, perché sarà necessario ripensare e capire le dinamiche familiari. Il rapporto con vostro figlio e anche in relazione alle sue caratteristiche individuali, al tipo e grado di difficoltà, per capire che cosa è accaduto e come intervenire al meglio. Vi do ancora un'indicazione pratica, semplice ma importante, quella di proporgli adesso che si può di uscire. Certo, l'età è quella per cui non si vuole tanto uscire con i genitori, si vorrebbe uscire con gli amici. Inoltre, i ragazzi sono ancora molto turbati da questa storia della malattia, ma provate a coinvolgerli, invece che in una semplice passeggiata, in una passeggiata fotografica, o andate in bicicletta al parco. O anche provate a coinvolgere uno o due dei suoi amici, pur mantenendo le distanze, adesso ci si può proprio incontrare. Cioè, bisogna anche qui riabituarli, a uscire, come dicevamo prima, a risocializzare. Se si riesce a mettere ogni giorno un'attività motoria e non c'è una vera dipendenza dalle tecnologie, ma solo un abuso. Questo dovrebbe aiutare a recuperare nel ragazzo il desiderio di uscire, scaricare energie, cioè dovrebbe riattivarsi. Rassicurateli mentre siete fuori insieme, spiegando che le cose stanno migliorando. Non mostrate timore o paura per le mascherine, bisogna, come abbiamo già indicato nel precedente question time, trasformarle un po' in un gioco. Se i ragazzi non vogliono uscire, non evitate scenate o rimproveri. Soprattutto evitiamo, annulliamo i rimproveri del tipo: noi facciamo tutto per te e tu non fai niente per noi. Queste mi dite voi che sono le prime parole e la prima sgridata che vi viene in mente, ma questa è proprio un'umiliazione molto grande per i ragazzi che magari non escono perché stanno male o perché hanno paura. Sono terrorizzati, hanno perso tutte le relazioni, hanno perso la scuola, hanno perso la normalità. Ci vuole, come ci è voluto tempo all'inizio della quarantena per ritrovare un equilibrio, adesso bisogna dargli di nuovo tempo perché c'è bisogno di un nuovo equilibrio. Se si propone ai ragazzi e se non vogliono, noi usciamo, andiamo serenamente, tranquilli e vedrete che prima o poi il ragazzo accetterà. Ricordiamo che le dimensioni appunto del tempo e dello spazio si sono interrotte, si sono strappate con la quarantena e ora occorre di nuovo adeguarsi a questa nuova fase. Il tempo di 2 mesi e mezzo, da un lato, è breve, ma dall'altro ben ce lo ricordiamo di averlo vissuto. È stato lunghissimo perché è stato un tempo a casa, è stato un tempo bloccati, è stato un tempo infinito. Prendiamo tempo quindi innanzitutto per noi, perché se non stiamo bene noi non riusciamo a passare un messaggio di tranquillità e di sicurezza ai ragazzi. E permettiamoci di adeguarci al cambiamento e lasciamo anche il tempo di farlo ai ragazzi, aiutandoli, sostenendoli piano piano e con molta calma. Le cose stanno riprendendo
E io vi annuncio anche che come terra comune dal 26 maggio riprenderemo proprio le attività con piccoli gruppi, protetti, mantenendo le distanze con un protocollo di sicurezza molto rigido, ma proprio iniziamo a ripartire, a riattivare i ragazzi, a rieducarli alla socialità, allo stare insieme. Al piacere anche di uscire di casa, speriamo che faccia bello, così potremo portarli e stare all'aperto il più possibile e ci prepariamo per il centro estivo, che per fortuna hanno autorizzato e che partirà da metà giugno fino a fine luglio. Quindi le cose stanno migliorando, dobbiamo avere calma, essere responsabili e passare questa calma e questa responsabilità anche ai ragazzi e piano piano io credo che i nostri di cui stiamo parlando e che sono anche i soggetti delle domande dei genitori riapprezzeranno sicuramente il piacere di tornare a stare con gli altri. Se invece permarranno questi comportamenti, pazienza, li affronteremo, verranno affrontati certamente dai genitori, con calma, si possono affrontare e risolvere, ci vuole magari più tempo, ma non dobbiamo spaventarci, dobbiamo solo prendere la decisione di lavorarci sopra e i ragazzi sono giovani. C'è tempo per imparare e tornare a stare bene insieme. Grazie, arrivederci al prossimo Question Time.